una pappa, una pappa. Accattatevi in grida. Ma buongiorno, un altro giorno iniziato. E io sto ancora qua, ragazzi. Lerish ha fatto ovviamente un bellissimo lip sync. Che ho perso la mia compagna. No. Amore, vai, raggiungila, vai pure, grazie. Ma no, amore, questo spetta a te, non ti preoccupare. Ci stiamo organizzando affinché tu la raggiunga presto. No. Non l'ho vista prendere, mordere questa sfida per poter riuscire a restare aggrappata con le unghie. La povera Ivana, che RuPaul sia con te. Ciao, puzzolona. Voi ve l'aspettavate questa cosa di Ivana? Sinceramente no. Sinceramente no. Ero talmente tanto sconvolto da questo risultato che non ho avuto il tempo di gioire per Lerish. Non mi aspettavo che andassi al playback con lei. Io pensavo andassi al playback con me, te. Con me, ovviamente, figurati. sti cazzi, meglio lei che me. Secondo me l'uscita di Ivana ci deve far capire che qui siamo a rischio proprio tutte. Dalla più brava alla più cessa. Adesso ho molta paura perché è una che pensavo arrivasse in finale. Facciamo una celebration alla vincitrice. Un applausino. E continuo a dirti che non è una cosa personale, però rispetto a quello che si vede, secondo me tu ancora mi sembrava veramente il vestitino di carnevale preso aperto. Guarda, è meglio un vestitino di carnevale fatto da me. No. Io ho dimostrato che anche quando devo tagliare e cucire non sono brava come lei, ma l'idea c'è. Detto da te, per me non conta nulla. Farida, che per me, anche per me, è brava, mi sta facendo un sacco di complimenti che non pensavo mi facesse. Falso. No, quindi per me questa cosa vale tantissimo. Falso. A me lei non piace per nulla e mi fermo qui, è meglio. Se notate questa ultima cena, che siamo tre da una parte e dall'altra, la vincitrice in mezzo, è per quella che poi si sente, capito? Vabbè, siamo partite